Buondì, ecco il secondo video del Mi Presento, quindi dove porto una parte di me e l'argomento di questo video è l'università. Prietto, qual è l'altro argomento per farmi sentire ancora più vicina a chi mi segue? Perché comunque per la maggior parte c'è chi va al liceo, c'è chi va all'università, chi ha ancora le medie, quindi comunque la scuola in generale. Allora, io sono una persona curiosa, in generale, sempre, sono sempre stata una persona curiosa. Magari quando qualcuno mi parlava di qualcosa che non conoscevo, ascoltavo, facevo domande e poi magari tornavo a casa e mi andavo a fare delle piccole ricerche giusto per capire un po' meglio e, boh, per sapere un po' più cose. Perché sono sempre stata attratta dalle persone che sapevano tante cose, cioè che conoscono tante cose. Devo mettere la crema alle mani. Vabbè. E quindi questo è fondamentalmente studiare mi piace, cioè ovvio preferisco uscire con gli amici, giocare, andare al mare, andare a fare shopping, truccarmi e mille altre cose, però non mi dispiace, ecco, cioè, cioè mi piace. E quindi studiare, proprio l'atto di studiare, mettermi lì sui libri non mi ha mai tanto pesato. Certo, ho odiato anch'io determinate materie, alcuni professori che mi hanno fatto detestare la materia o altro, però ecco questo. E, solo che sono una persona che pretende tanto da me stessa, cioè per fortuna non sono una di quelle persone che si imparanoia per gli altri, cioè del pensiero che gli altri hanno su me stessa, cioè su di me. Il mio peggior nemico sono io e non posso neanche fuggire da me stessa perché sono io, sono dentro la mia testa, sono dentro il mio corpo, sono dentro tutto. E io sono super mega ipercritica su me stessa e quindi è un po' impegnativo questo aspetto del mio carattere che un po' mi devasta, cioè è impegnativo, è tanto impegnativo, l'ho detto mille volte, pazienza, è veramente tanto impegnativo comunque. E quindi da me pretendevo tanto, però io già a partire dal liceo ho vissuto proprio male lo studio del tipo. Ansia a mille sempre in tutto e per tutto del tipo che devo andare a... Come dire, movitare, come dicevo quando ero piccola, in continuazione, prima e dopo le interrogazioni, prima e dopo le verifiche, più o meno a seconda della materia. Certo, pian piano, non dico che si è eliminata questa cosa perché all'università ancora oggi ho questi, atteggiamenti, però un po' meglio. Volevo raccontare questo aspetto perché magari tante altre persone si trovano in questa situazione, quindi magari condividere la mia esperienza, il mio modo di essere, oltre che magari aiutare qualcun altro, boh, può farci sentire tutti un po' più vicini. Comunque, stavo male, tanto, tanto, tanto male, cioè veramente, però questo non mi ha mai impedito di dire abbandono la scuola, abbandono l'università, abbandono il liceo. O sono sempre andate le interrogazioni, soprattutto quelle programmate, anche se non sapevo un cavolo, per non mettere chiaramente nella fossa gli altri. Comunque, una cosa che mi ha aiutata tantissimo all'università, quindi più avanti, tutto il liceo è stato un incubo sotto questo punto di vista, cioè sotto solo il punto di vista di ansie verso lo studio, per il resto mi sono divertita tantissimo, ho riso tantissimo, ho pianto altrettanto, però ho un bel ricordo. Comunque, all'università la cosa che mi ha aiutato, anzi la persona che mi ha aiutato tanto è Luca, che è il mio migliore amico. Lui è un pazzo in senso positivo, io lo adoro perché è uno molto tranquillo. Facciamo una cosa, sì, la facciamo, anche l'idea un po' più, tra virgolette, folle o un po' più non scomoda, cioè nel senso un po' più, tra virgolette, sbatti. Per lui è sempre ok e io adoro le persone così, solarissimo, allegro, sempre felice, contento, cioè... E lui invece con l'università super sciallo, super tranquillo, in tranquillità, cioè io ero stra invidiosa, cioè lui per
prima di avere un esame, magari avevo un esame 3 giorni dopo e andava, che ne so, a ballare. Per me era, cioè, io 3 giorni prima degli esami sono tipo rinchiusa. Io 2 settimane prima degli esami sono rinchiusa in casa così. A studiare, ripetere, studiare, ripetere, studiare, ripetere. Cioè, no, quindi, cioè, io non riesco a godermi neanche una cena, cioè, la cena 2 giorni prima dell'esame, ma non esiste. Cioè, non, però è completamente sbagliato, chiaramente. Vabbè, lui, io ero troppo invidiosa e faceva, ma come fai? Cioè, qual è il segreto? Sì che facciamo 2 facoltà diverse, però comunque ogni facoltà ha le sue difficoltà. Come fai? Lui è tranquillo, dice che giustamente se sa di aver studiato, se va in discoteca, se va a farsi una cena con gli amici, un pranzo, una gitarella e di qua di là, non si dimentica le cose, giustamente. E quindi di fare così, certo, tra il dire e il fare c'è di mezzo proprio l'oceano e tutto il mare del mondo, però comunque concettualmente è giustissimo e quindi cerco ogni volta di ricordarmi questa cosa. In particolar modo, però, una cosa che mi ha fatto cambiare tanto, credo, spero. È l'ultimo esame che ho dato in questa sessione invernale. È stato un esame bruttissimo, dove chiaramente sono stata bocciata, la prima volta tra l'altro che vengo bocciata all'esame. E quindi per me era già in generale quando io vado, cioè, per me era inconcepibile essere bocciata, ok? Magari prendere un voto basso va bene, però sei tu comunque lì a dire lo rifiuto, quindi scegli di rifarlo oppure accetti, vai avanti, eccetera, eccetera. Era il sesto esame che davo in quella sessione e avevo studiato, ok? Avevo studiato, cioè io non avevo neanche, cioè io partivo dal 25 in su, ho detto vabbè. Prenderò, spero, credo, se tutto, dal 25 in su, perché avevo studiato veramente tutto. Niente, vabbè, mi ha fatto delle domande che, vabbè, io evidentemente non avevo studiato, non avevo, niente, mille cose, vabbè. Ah, io sono al terzo anno, forse dovevo dirlo all'inizio, vabbè, pazienza, dico adesso. E mi sono trovata in grande difficoltà, ovviamente mi è venuto subito un attacco di ansia pazzesco. Lui non è stato molto carino, forse a mettermi a mio agio, però vabbè, ognuno decide di insegnare o di fare come meglio preferisce, giustamente. E niente, io mi sono sentita veramente a disagio e la cosa peggiore è che mi si è seccata la bocca, la lingua, la gola, tutto il corpo, ero svuotata da tutti i liquidi possibili e immaginabili, tantissimo, non riuscivo neanche a parlare. Quella cosa mi ha messo talmente in imbarazzo che, vabbè, finito l'esame, io poi ho detto. Ma mai più nessuno, mai più nessuna situazione, nessuna cosa, nessuna persona mi dovrà più mettere in una situazione di disagio. Cioè, io ero veramente troppo imbarazzata per come ero sistemata, cioè per come ero combinata. Non riuscivo veramente a parlare di quanto non avessi liquidità nel mio corpo. Cioè, è stato bruttissimo e veramente imbarazzante. Mi sono sentita umiliata, tra virgolette. E quindi questo, spero che appunto negli esami che verranno, soprattutto in particolar modo con quello con cui appunto dovrò rifare l'esame, non ricapiti una situazione del genere. Me lo sono ripromessa perché è veramente una cosa, cioè, che mi ha fatto sentire veramente tanto male. E in più mi sono ripromessa anche perché prima di quest'esame, 4 giorni prima sono stata male proprio fisicamente, mi è venuta la febbre, non ho mangiato per 3 giorni, proprio zero, niente, stavo malissimo, continuavo a mormorare di qua di là e quindi non sono stata proprio bene, ho avuto crampi allo stomaco fortissimi, questo perché io somatizzo comunque tutte le mie ansie, tutte le cose belle, tutte le cose brutte con lo stomaco e quindi mi prende tutto lo stomaco e sono stata malissimo e mi sono detta da quel giorno mai più nessuno, niente, nessuno, nessuna situazione, nessuna cosa, nessuna persona, niente mi potrà far avere quello stato d'animo, quelle cose, quegli atteggiamenti, quella. No, 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 no. E quindi questo, quindi magari questo, boh, questa è la mia esperienza. E nulla.
bella. Per il resto, boh, questa è un'altra parte di me. Il prossimo argomento non lo so, ce ne sono tanti in realtà che vorrei portare. E alcuni sono un po' più delicati di altri, infatti quelli delicati li porterò quando proprio mi sento di espormi, perché comunque è anche questo fa parte del gioco. E niente, mi devo assolutamente mettere la crema alle mani. Basta. Prima di fare questo video in realtà avevo un mental breakdown, cioè mi è venuto proprio, non so se adesso mi sia passato o solo perché poi ho registrato un video skincare, poi un video trucco, cioè il make-up di oggi. E poi questo che quindi mi ha fatto perdere un po' di tempo, non lo so, ancora non ho pranzato, sono le 2 quasi, non penso che mangerò perché non mi va proprio e non capisco perché io stia così male dato che c'è anche una bella giornata, c'è il sole, che io amo il sole, devo studiare, non lo so, sono un po' di sbatti. Comunque, devo studiare, chiaramente. E non so perché io si sbatti, non so quale sia il motivo di questo mental breakdown. E boh, forse guardo troppo out of camera. È spiacevole, non lo so. Devo farci caso quando edito il video. Beh, e niente, questa è un'altra parte di me. E vi mando tanti baci. E seguitemi anche su Instagram.